Passo la linea alla regia. Ciao. Grazie. Un applauso, bravi. È incazzato nero. Nero. Anzi. Ovadia. Mamma mia. Senti Michele, a proposito di sorprese, mi hanno detto che ce n'è un'altra. Io la vedo da qua, lo posso dire? C'è qua, perché lui ne ha cantate delle belle fino adesso, però c'è una presenza ben conosciuta come Fiorella, che non viene qua per cantare, ma anche lei per cantare qualcosa di mentale, vai. No, Fiorella Mannoia. Volevo testimoniare la mia partecipazione a questa che è stata una manifestazione indetta dai cittadini, questo non era forse quasi mai successo, no? Tramite uno strumento così importante come internet, e cercano di imbavagliarlo, e ogni tanto se ne esce qualcuno che cerca di imbavagliare. Uso un respiro, che ora mi danno la linea finalmente. Riccardo, sei in Eccoci. Diretta. Sì, vi sento. Sono qui con Gianfranco Mascia, uno degli organizzatori di questo Novi Day. Lui è felicissimo perché la manifestazione sta andando molto bene. Molto, molto bene, al di là di ogni più rosea aspettativa. Io ho fatto il corteo 3 volte, tante bandiere viola, mischiate anche quelle di partito, ma chi se ne frega che ci fossero quelle di partito, perché noi siamo una manifestazione plurale. È la rivoluzione viola. Da domani si parlerà della rivoluzione viola. Beh, del resto poi c'è un corteo che deve ancora arrivare, che ferma metà di via Merulana. Ragazzi, siamo più di 1 milione di persone. È veramente una cosa straordinaria. Non vi aspettavate una risposta del genere? Ma di solito quando si passa dal virtuale al reale con Facebook, per esempio uno organizza un evento, dice vengono 1000 persone che cliccano, e poi fai la cosa reale, ne vengono 100, 1 a 10. Questa volta è successo il contrario, 360.000 persone hanno aderito via Facebook e sono meno di quelle che sono qua, un terzo, meno di un terzo, perché secondo me siamo molto più di 1 milione. Ma le manifestazioni non sono solo qui a Roma, ci sono anche in altre parti d'Europa. In tutta Europa ci sono manifestazioni come questa, ci stanno seguendo via satellite grazie a voi. Vi dovevamo ringraziare molto, perché se non fosse stato per voi la RAI avrebbe fatto proprio una figura barbina, perché la TV danese ha superato la rete pubblica principale italiana, perché siamo in diretta la TV principale danese e non in quella RAI, però voi non siete una TV secondaria, Rai News 24 fa parte del palinsesto della RAI, e vi ringraziamo per tutto il servizio che state facendo, questa è informazione, e sarete fieri perché secondo me avrete dei dati di audience che saranno pari al successo che abbiamo avuto noi. Va bene, ringraziamo per i complimenti a Renews 24 Gianfranco Mascia, e adesso noi ci vediamo un servizio proprio dalla Germania, abbiamo detto che appunto ci sono manifestazioni in tutta Europa. Allora, il servizio di Rino Pellino sulle manifestazioni sul Novi Day a Berlino. Dall'estero vedi le cose in maniera più oggettiva, in Italia ti rendi conto della crisi che c'è, della gravità della situazione, però adesso siamo qua, vedi la differenza con l'estero, vivere all'estero, la differenza di opportunità anche per i giovani, e ti viene voglia di manifestare, di tirare fuori tutta questa frustrazione che abbiamo accumulato, stiamo accumulando in Italia. Una persona che si arricchisce personalmente e non pensa assolutamente a essere capo di un governo democratico, lui pensa solo al suo vantaggio personale, e lo sappiamo tutti in Germania. Si sono raccolte 1 migliaio di persone davanti alla porta di Brandeburgo, i migranti per legittima difesa, il titolo della manifestazione di Berlino messa in piedi con il passaparola e grazie ad internet dai nostri connazionali. Appelli che comunque hanno raggiunto anche i tedeschi. Io sono qui a titolo personale, ci dice Hans Christian Ströbele, deputato dei Verdi al Bundestag, ma penso che molti altri parlamentari tedeschi siano solidali con le ragioni della manifestazione. Quando si è accusati di crimini così gravi, qui ci si dimette, prosegue, e si aspetta il processo. In Italia si fanno leggi su misura per evitare la pena, e questo mi indigna come democratico. Studenti di Erasmus, ricercatori, professionisti, qualche turista e emigrati di vecchia data hanno sfidato il freddo per manifestare. Comunque è il mio paese, è il mio paese.
Vorrei anche tanto dare la possibilità ai miei figli che sono cresciuti qui, che comunque hanno le due nazionalità, magari un giorno di poter tornare in Italia per loro scelta. Invece vedo che questa scelta in questo momento non vorrei assolutamente che loro scegliessero di tornare in Italia, perché non si vive bene. Non è un po' in imbarazzo come italiana parlare male del proprio governo? Assolutamente no, io sono così stufa, lo voglio dire ad alta voce, che c'è gente che non la pensa come il nostro caro primo ministro, e lo vogliamo dire ad alta voce, è un malessere, siamo qui per manifestarlo. Do la linea a loro e poi dopo qualche minuto lo fai da lì, così noi sembra. Sono in onda? Oh, ecco, allora mi vedete, scusate, qui c'è molta confusione dietro il palco, sono con Monio Vaglia che tutti conoscete, lui ha appena fatto il suo intervento dal palco, l'avete visto. Moni, cosa pensi di questa manifestazione, di come sta riuscendo? Una straordinaria manifestazione di grande civiltà, una manifestazione di affermazione della voglia di tornare a riappropriarsi del paese con i suoi valori autentici, valori che sono stati pervertiti da una forza di governo che è totalmente avvitata sulle richieste, i desiderata, i problemi di un solo uomo. Quest'uomo potrebbe essere anche un altro, non è Silvio Berlusconi in quanto Silvio Berlusconi, ma in quanto ciò che lui rappresenta. E il suo governo ha abdicato al ruolo che deve svolgere un governo per mettersi al servizio delle vocazioni di un uomo solo che è padrone e aspira ad essere satrapo di un intero paese. Questa meravigliosa piazza, non è qui questione di destra o sinistra, di slogan, di partiti, di etichette, è venuta a dire questo: noi non siamo sudditi, noi siamo cittadini, noi siamo uomini liberi, noi abbiamo diritto a una democrazia piena, a una democrazia che rappresenti gli interessi del paese e non i privilegi di un gruppo ristretto di uomini, in particolare di un uomo solo dotato di uno strapotere sconcio per qualsiasi democrazia che voglia chiamarsi tale. Allora ringrazio Monio Vaglia e vi restituisco intanto la linea. Sono nel registro degli indagati di Samuele Lande e dei